Ciao a tutti ragazzi, Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, in questo mio nuovo video volevo parlare delle altre partite. Allora, in questo mio nuovo video parlo di queste tre partite: Roma-Genoa finita 3-3, Cagliari-Brescia finito a 0-1, 1-0 per il Brescia, e Torino-Sassuolo finito a 2-1 per il Torino. Poi nel prossimo video parlerò delle altre tre partite che sono state Spalla-Atalanta, Sampdoria-Lazio e Verona-Bologna. Lo parlerò nel prossimo video, se no veniamo un video troppo lungo. Cominciamo con queste tre partite. Roma-Genoa. Roma-Genoa è finita 3-3 all'Olimpico, clamorosamente, perché pensavo che la Roma vincesse. Perché comunque il Genoa ha il nuovo allenatore, che è Andrea Zoli, che ha fatto una grande annata l'anno scorso, Andrea Zoli. E devo dire la verità anche qui, perché ha portato un punto fuori casa la prima giornata all'Olimpico contro la Roma e non era assolutamente facile. Grande Andrea Zoli, quindi un punto guadagnato per il Genoa e 2 punti persi dalla Roma. Allora, parliamo della Roma. Allora, per la Roma ha segnato al sesto minuto Ander, che è molto forte Ander, Dzeko al 30° e Dzeko sta molto in forma, e Kolarov al 49° che sembra una grande botta da fuori area Kolarov ed è molto forte. Invece per il Genoa ha segnato Pinamonti al 16°, Crisci al 43° sul rigore e Kwame al 70°. Allora, Ander ha fatto un bel gol dopo 6 minuti, la Roma era in vantaggio anche, tra l'altro, vabbè, si è fatta ribaltare 3 gol la Roma. La fase difensiva e il portiere, tanto tanto da rivedere. Allora, Ander ha fatto un bel gol, si è sbloccata la gara, pensavo che per la Roma si mettesse tutto in discesa, invece si è messo in salita. Dzeko ha fatto un bel gol al 30°, ma Dzeko sta in forma, devo dire la verità, segna tanto, sta in formissima. Forse è stato un bene per la Roma confermarlo. Il problema della Roma non è l'attacco, ma la difesa e un po' il portiere. Allora, poi ha segnato Kolarov un grandissimo gol al 49°, Pinamonti dopo ha segnato il 16°, si è fatto trovare pronto, Crisci sul rigore, e Kwame a me è sempre piaciuto tanto come giocatore, quindi secondo me per il Genoa è un buon acquisto. Parliamo della partita. Allora, la Roma ha fatto troppi errori difensivi. Juan Jesus, Fazio, Dio mio, quanti errori. Brutta coppia difensiva. C'è da dire che l'assenza di Manolas si è fatta sentire dopo che per tanti anni giochi con una difesa e ci vuole tempo per la nuova difesa ingranare. Tant'è che anche per il Napoli, senza Albiol e con Manolas, ci vuole un po' di tempo per ingranare la nuova difesa Koulibaly-Manolas. Quindi capisco anche la Roma, comunque senza Manolas tanti anni è stato Manolas lì, ci sta che la Roma adesso è un po' sballata, è la prima partita, è il calcio d'agosto, fa caldo, sono sulle gambe, e il nuovo allenatore Fonseca ha bisogno di tempo con la Roma e parte con un pareggio Fonseca, poteva partire con una vittoria, giustamente, stava anche in casa, però il nuovo allenatore ci vuole un po' di tempo per ingranare i nuovi schemi, un nuovo gioco eccetera, poi senza Manolas tanti anni, bisogna che Juan Jesus e Fazio piano piano ingranano. Paolo Lopez, il nuovo portiere. Secondo me, Paolo Lopez, il nuovo portiere, poteva fare di più sui gol, sinceramente. Per carità, è meglio di Olsen, che l'anno scorso Olsen era un portiere vergognoso per la Roma, però secondo me poteva fare molto di più sui gol. Non so se è perché ovviamente è un nuovo portiere, ci vuole un po' di tempo comunque per entrare in ottica Roma, o è un portiere così così, vedremo con il tempo. Adesso è la prima partita, è un po' difficile giudicare dopo solo la prima partita, quindi vuol dire pure che è dovuto, che è la prima partita. Se invece è scarso, la Roma ogni volta sbaglia a comprare i portieri, dopo quelli sono la maledizione, quindi vedremo col tempo. Ripeto, la prima partita di Fonseca ci voleva tempo, secondo me ci vuole tempo anche a livello difensivamente, deve aggiustare la difesa e ci vuole un po' di tempo per ingranare. Il Genoa, complimenti, ha portato un pareggio fuori casa all'Olimpico, era difficile. Andrea Zoli, un grande debutto, complimenti al Genoa. Il Genoa, devo dire la verità, mi ha fatto piacere perché io sono sempre, nonostante sia tutto il gemellaggio con il Genoa, tifo sempre Genoa, quindi grande Genoa, forza Genoa. E andiamo avanti, parliamo dell'altra partita, Cagliari-Brescia. Cagliari-Brescia è finita 1-0 per il Brescia in casa del Cagliari. Devo dire la verità, anche qui pensavo che il Cagliari vincesse. Ha fatto una bellissima squadra e Cagliari ha fatto un buon centrocampo, Nandez, Rog, Nainggolan, anche se Rog ieri non ha giocato, ma ha giocato Nainggolan, Nandez. Nainggolan non ha giocato malissimo, ma Nandez così così. Nainggolan alti e bassi. Devo dire la verità, il Cagliari non ha giocato male, però sinceramente era una di quelle partite un po' stregate, dove tu tiri sempre a porta, però non segni. Eccomi
siamo qui, scusate. E allora il mio cane che rompe sempre, entra ed esce dalle stanze come se nulla fosse. Detto questo, allora ripeto, secondo me il Cagliari è stata una partita molto stregata, la portiera stregata, perché il Cagliari non ha giocato male, ha fatto tante azioni da gol, ma la palla non entrava. Il Brescia però, devo dire la verità, che il Brescia ha giocato molto molto bene e ci hanno tolto due gol in fuorigioco, se no se l'avessero convalidati finiva anche 3-0. Devo dire la verità, non me l'aspettavo, ma il Brescia ha giocato molto molto bene. Però il Cagliari, ripeto, la porta era stregata, ha fatto tanti tiri in porta, non è entrato uno, quindi ci sta. Però il Cagliari ha una bella squadra, secondo me ci vuole un po' di tempo per ingranare, ma secondo me farà un grande campionato il Cagliari. E secondo me anche il Brescia, che io lo davo per spacciato, secondo me anche il Brescia potrà fare un buon campionato. Per salvarsi non lo so se basta, è vero che fra 4 giornate torna anche Balotelli della squalifica che ha avuto con Marsiglia e aggiungerà un attaccante buono anche in più, ha segnato Donnarumma, 54esimo su rigore in questa partita. Donnarumma è forte, anche in Serie B era forte come attaccante, ma secondo me Brescia non so se basta per salvarsi, perché comunque adesso è beccato il Cagliari, beccherà anche tante squadre forti, Roma, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina. Comunque beccherai anche squadre più forti, poi beccherai squadre che si devono salvare e giocheranno con gli occhi, con sangue agli occhi. Non so se al Brescia basta. Devo dire la verità, anche qui una grande polemica, perché secondo me il rigore non c'era. Il rigore non c'era, ripeto, un'altra cazzata da parte del VAR e di questa nuova regola. Allora, il giocatore stava di spalla, di spalle, gli tocca la mano per sbaglio. Sta di spalla, nemmeno se ne era accorto il giocatore che aveva toccato con la mano di spalle, si è girato qua ed è rigore. Secondo me non c'era assolutamente questo rigore per il Brescia. Perché? Perché l'ha toccata involontariamente, stava anche di spalle, nemmeno se ne era accorto il giocatore del Cagliari che l'aveva preso con la mano. Quindi secondo me rigore non c'è a vita. Un'altra cazzata da parte dell'arbitro del VAR. Ripeto, quest'anno ci saranno tante di quelle polemiche, perché il VAR lo stanno usando male, gli arbitri stanno facendo tanti errori, perché il VAR è anche qui favore. Questa nuova regola del fallo di mano, anche involontariamente, che è fallo, anche se tu la tocchi in volontà, mettiamo una cazzata, a questo punto tagliate tutte le braccia a tutti i giocatori in aria e quindi risolviamo il problema. Ma che, allora i giocatori si devono tagliare le braccia? Questa nuova regola è una cazzata. Secondo me ce ne pentiremo molto presto di questa regola e l'anno prossimo secondo me la toglieranno, perché secondo me farà tanti di quei danni. Già l'ha fatto dopo un weekend di calcio, già ci sono stati tanti danni. Quella del Napoli, questa dell'Udinese col Milan, del Napoli con la Fiorentina, il Cagliari col Brescia, e ce ne saranno tante tante altre, perché secondo me questo non è il rigore assolutamente. La partita è giusta che è finita 1-0 per il Brescia, e che comunque nonostante il Cagliari abbia fatto 100 tiri a porta, il Brescia hanno annullato anche due gol per fuori gioco, se l'ha cavata bene il Brescia, anche se secondo me il Cagliari era stregata la porta, ha fatto tanti tiri, non entrava nessun tiro. È una buonissima squadra comunque il Cagliari, gioca bene, ha un buon centrocampo. Rog non è entrato, io l'avrei fatto entrare a Rog al posto di Nandez, l'avrei fatto giocare, invece non l'ha messo, ma non lo so. Rog ex Napoli, secondo me è forte, i giovani, non lo so perché non l'ha messo. Nangolan ha giocato bene, Nandez male, quindi secondo me vedremo. Secondo me Cagliari comunque può darsi che andrà anche in Europa League, in generale è la prima giornata, ci sta perdere, pareggiare eccetera. Il Brescia complimenti, però non so se basta per salvarsi. Andiamo avanti, la terza ed ultima partita è Torino-Sassuolo, finita 2-1 per il Torino. Per il Torino ha segnato al 14esimo Zazza e al 55esimo Belotti, per il Sassuolo Caputo al 69esimo. Allora, secondo me il giusto risultato era un pareggio. Perché? Il Torino è vero che ha fatto due gol con Zazza e Belotti, ha giocato benissimo il Torino, eccetera, eccetera, però anche il Sassuolo nel secondo tempo non ha giocato male. A parte il gol di Caputo al 69esimo, che Caputo è venuto da poco col Sassuolo, e prima non giocava lì ovviamente, è il nuovo acquisto, ha giocato bene, però secondo me Sassuolo il secondo tempo ha molto spinto, secondo me meritava la vittoria, meritava il pareggio il Sassuolo, quindi secondo me la vittoria del Torino non è tanto giusta, secondo me il giusto risultato è 2-2, poi la palla non è entrata per il Sassuolo e quindi vabbè. Secondo me il Torino quest'anno, ma non lo so se può puntare all'Europa League, perché comunque il Torino ha alti e bassi anche lui, sono contento per Mazzarri che ha vinto, ex allenatore del Napoli, c'è cioè sempre il mio corazon. Però non so se basta il Torino per andare in Europa League, quindi vedremo. Il Sassuolo secondo me si salverà, però farà un'annata così così il Sassuolo, non granché, però si salverà. Il Torino non so se basta per andare in Europa League, perché ha alti e bassi. Detto questo ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, queste sono le mie 3 partite commentate. Nel prossimo video commenterò le altre 3 partite: Spal-Atalanta 2-3 per l'Atalanta, Sampdoria-Lazio 3-0 per la Lazio e Verona-Bologna 1-1. Commenterò nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi da Alessia, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate di questi risultati e se li trovate giusti
E cosa ne pensate? Mettete un bel like, un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Sempre Forza Napoli, Forza Angelotti. Ciao a tutti, ragazzi, da Alessio Napoletano. Ciao.